sono finite le riprese di Bob e Maris, il film con Rocco Papaleo e Laura Morante e soprattutto con l'attore del Vallo di Diano Andrea Di Maria. È lo stesso Andrea Di Maria ad annunciarlo, svelando anche una foto del film sul suo profilo Facebook. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questo meraviglioso set, ha scritto Di Maria, e al regista Francesco Prisco che ha deciso di rovinare il suo film chiamandomi, ha affermato con la sua proverbiale ironia Andrea Di Maria. L'attore di Sala Consilina nel corso del 2016 si sta affermando sempre di più nel panorama cinematografico italiano, dopo averlo fatto, grazie a talento e studio, anche in quello teatrale. Dopo il film con Vincenzo Salemme, infatti, Andrea Di Maria ha girato due film in pochi mesi con i fratelli Taviano e quest'ultimo con Rocco Papaleo. A questi lungometraggi vanno aggiunto le fiction con Sergio Castellitto e Claudio Amendola, il tutto condito da un sempre più grande successo sul web grazie a Casa Surace. Insomma, Andrea Di Maria è sempre più il simbolo di un Vallo di Diano che ha successo.